Buonasera a tutti, benvenuti a questo programma speciale di Inside Bhakti, che letteralmente significa dentro la Bhakti, e ci sono tante altre cose che potremmo fare mercoledì sera, tante altre attrattive. Quindi ci siamo qua per festeggiare questa personalità che si chiama Nityananda, oggi è l'anniversario, e discuteremo insieme a Prabhu, Prabhu, che è molto esperto, i principi, i valori, i concetti della Bhakti, parlando di questa personalità specifica che vedete raffigurata qua. Allora, volevo giusto iniziare a introdurre l'argomento, introdurre il maestro che parlerà questa sera, dicendo questa citazione. Eccola qua. Tutte le glorie di Nityananda Prabhu, come impazzito dall'estasi d'amore per il divino, lui invase, distribuì tutto, inondò tutto l'universo con l'estasi. Tutte le anime che assistettero a questo furono come annegate nella felicità. Vedendo danzare Nityananda. Vedendo il suo modo di danzare, o anche solo sentendone parlare, sciolse il cuore anche dei più grandi atei. Questo era un verso scritto più o meno 500 anni fa, che descrive questa personalità, la introduce. E che dire? Giusto, spenderò due parole ad introdurre, questi sono i ragazzi di Inside Bhakti che magari non sono familiari con queste tematiche. E quello che ci interessava sottolineare è il fatto che a volte pensiamo che la meditazione, la spiritualità siano più che altro basate sulla disciplina, il rigore, le asana del corpo, la dieta di un certo tipo. Abbiamo un'idea di teologia o di spiritualità molto appunto basata sulla disciplina e sulla l'austerità. In verità, con questa figura oggi noi possiamo capire che il nocciolo, il cuore, di tutte le tradizioni che portano alla realizzazione spirituale non è la disciplina, non è la religione come la intendiamo, la paura, il senso di colpa, eccetera eccetera, bensì è proprio questa felicità che è come se ti inondasse, come se inondasse tutto il tuo universo, ed è come se l'anima annegasse in questo oceano di felicità e ti sciogliesse il cuore. Quindi ecco, la Bhakti è un'emozione molto profonda, molto potente. E la pratica, appunto la pratica dello yoga, della meditazione, è incentrata intorno a questa idea, no? Se ne parlava anche recentemente con Antonello e Gaia a pranzo. Disciplina ha senso, il rigore ha senso, la dieta, ma è tutto finalizzato a questa gioia che Martina ci ha fatto sperimentare, anche Shaneseri, e tutti noi insieme cantando abbiamo sperimentato qualcosa di parama, qualcosa di superiore, un gusto superiore, un amore supremo che inizia ad assaggiare, a gustare sempre più. Quindi, e perché lo dico? Perché Nityananda Prabhu era proprio l'emblema di questa felicità che si esprimeva nel canto. Avete sentito? Dice, persino gli atei che sentivano parlare, che dire di vedere, assistere direttamente, sentivano parlare del modo di ballare di questa personalità durante i kirtan, restavano talmente colpiti che gli si scioglieva il cuore. E così tutto l'universo era come annegato, inondato dall'estasi di questo kirtan, di questo modo di fare spiritualità gioioso,
tanto gioioso che si dice pranamora, è una gioia che ruba la tua, il tuo prana, la tua vita, la tua, il tuo soffio vitale, diventa tutto, come dire, la gioia è talmente grande che diventa la tua vita, la tua anima, ok? Vediamo un po', ok, un'altra cosa appunto, quindi, un altro aspetto, e qua concludo, di Nityananda Prabhu, di Nityananda, questa personalità che festeggiamo oggi, è il fatto che si parla di all inclusive mercy, di una misericordia che include tutto, tutto l'universo, anche chi è lontanissimo da pensare di praticare o di iniziare a seguire una disciplina, anche chi è peccaminoso, che è un criminale. Infatti sono esempi in cui lui fu misericordioso anche verso i criminali, e i criminali, vedendo un esempio di così grande umiltà e misericordia, si convertirono incredibilmente. Avere un esempio di così incredibile devozione, umiltà e amore per il divino, si convertirono. E quindi questo è molto bello, un'idea all inclusive. Non è che c'è una razza o c'è una casta o c'è un popolo o solo chi è ricco o solo... No, è proprio per tutti, anche per gli altri esseri viventi che hanno corpi diversi da quello dell'uomo, per tutti. Anche per gli animali, intendo dire, anche per le piante, perché è una misericordia, una devozione che, come un oceano, inonda tutto, anche questa devozione, questa misericordia è fatta per tutti. Quindi, all inclusive. Ok, detto questo, io citerei di invitare questo maestro che abbiamo con noi stasera, il suo nome è Nityananda Prabhu, un applauso. Speciale, specialmente per tutti noi e per tutti gli esseri viventi, perché è un giorno che celebra e festeggia l'apparizione di questa personalità, che non è solo una personalità misericordiosa, compassionevole, eccetera, ma anche scherzoso. Di solito pensiamo che la spiritualità è una cosa solenne, seria, in un certo senso lo è, ma in un altro senso Nityananda in particolare, perché Nity vuol dire eternamente, Ananda, Ananda, felice, felice o estatico, in estasi, costantemente, sempre, in ogni circostanza, che è una cosa molto rara, molto difficile, poi specialmente oggigiorno, ma Nityananda Prabhu, come spiegava Sham, Samuele, nostro amico, mi viene sempre in mente certe scene qui a Bologna, che Nityananda, lui in particolare era un associato di un'altra grande personalità che festeggeremo fino a marzo, Chaitanya, e Nityananda invece era l'aspetto di andava proprio a tutti qua, alle persone, gustava in particolare di andare alle persone meno propense. Infatti una volta Nityananda è stato chiesto, vai a chiedere a tutti, e lui non andava a chiedere, cambia vita, vieni con noi, convertiti in quello che faccio io. Semplicemente andava a chiedere alle persone, cantate questo mantra, Hare Krishna, e sia felice, basta, non chiedeva nient'altro, diceva nient'altro. E una volta camminando con suo amico, che si chiamava Haridas,
hanno visto un gruppo di persone, sentivo tanti urli, gride, un po' come ogni settimana noi andiamo a Piazza Verde, conoscete tutti Piazza Verde, no? Il famoso qui a Bologna. E ogni tanto eravamo lì l'altro giorno, l'altro ieri, e si sentivano a un certo punto, c'era fumo, gride, urli, eccetera, e praticamente ogni volta che andiamo lì, prima o poi succede qualcosa così. E in Nidilanda sentivo questi urli e vedevo tutto un gruppo di persone tutti intorno, sai quando due persone cominciano per la strada, fare le cose strane, subito c'è un gruppo di persone intorno a guardare, guardiamo che succede, per divertirsi un po'. Era così, in questa situazione c'erano due personaggi, si chiamava Jai e Vijay, due personaggi, no? Jagamadai, Jai e Vijay, che diventa Jagamadai, scusate. È la stessa persona in realtà, stessa persona in altre incarnazioni. Jagai e Madhai, che erano personificazioni di persone che erano una famiglia molto elevata, molto aristocratica, come ci sono caduti proprio nel più basso possibile. Erano costantemente ubriachi, erano costantemente. Un momento litigavano, un momento si abbracciavano, c'erano completamente fuori di testa. E tutta la gente lo guardavano come, stando lontano, ma guardando. E invece Nityananda, pensava, andiamo, chiediamo anche a loro di andare in Krishna. Chiediamo anche a noi. Perché, e come ho detto, non era una richiesta di religioso o drammatico, era semplicemente una vuole vederti felice, basta, non ho chiesto nient'altro. E tutta la gente dice, ma stai attento, non andare troppo vicino, questi sono violenti anche, perché gli sono arrivati, erano anche così forti come i criminali che uccidevano, hanno fatto le rapine, andavano per divertirsi, andavano a mettere a fuoco le case delle persone, violentavano le donne, facevano di tutto e di più. Anche la polizia riusciva a fermare perché erano molto grosse. Figli di persone importanti. E invece Nityananda deciso, no, io vado a chiedere di cantare gli Hare Krishna. E in modo innocente andava lì, per favore, perché no? E subito questo, una delle due ha preso un pezzo di una delle loro vase di vino che era spaccata per terra, ha preso un pezzo, ha tirato sulla testa di Nityananda. E Nityananda, e poi è venuto sangue, era un attacco violento. E Nityananda, il suo associato Chaitanya, ha corso lì per aiutarlo, era molto arrabbiato, voleva fare qualcosa di pesante contro di loro. Invece Nityananda, perché Nityananda è l'aspetto proprio di compassione totale, senza limiti, e è andato lì, Chaitanya era arrabbiato, e invece Nityananda disse no, lascia stare. Prima che arrivasse Chaitanya, perché è venuto la seconda volta, hanno cominciato a correre dietro Nityananda. Nityananda è dovuto scappare perché questi due non solo che hanno tirato un sasso in testa, hanno corso dietro per attaccarli. Solo perché per fortuna erano così ubriachi, non riuscivano a stare dietro e sono riusciti a scappare. Però ero proprio deciso, devo aiutare questi qua, perché sono lì più bassi, più a pezzi possibile. Si può immaginare le scene che si vede, avevo visto l'altro giorno, c'è un angolo, conoscete Piazza Verde, c'è sempre un angolo, sempre, una volta era tutta la piazza, adesso a me è contenuto in un angolo davanti al teatro.
dove vanno tutti i spacciatori. Spacciatori, ubriachi, spacciatori ce n'è lì. Era una scena così, proprio come Piazza Verde. Invece Nityananda era proprio specializzato in ambiente e luoghi così, di buttare questa nettare di estasi spirituale anche in luoghi così. E un'altra volta Nityananda, come l'ho detto, faceva anche con lo scherzo, non era una persona seria, era conosciuto come persona che scherzava sempre. Infatti una volta era lì vicino alle rive del Gange, il fiume sacro in India, con un po' di suoi amici, e una personalità è venuto vicino che si chiamava Raghunath Das, e era un uomo che interessava la vita spirituale, ma allo stesso tempo era super ricco, era figlio di genitori straricchi, erano padroni di terra, vaste spanze di terra, un sacco di ricchezze. E Nityananda ha detto: tu mi hai fatto arrabbiare, adesso ti do una punizione. Ma quale punizione? Punizione che deve fare una festa e dare a mangiare a tutta questa gente qua, perché c'era un sacco di gente lì a stare insieme con Nityananda e ascoltare a lui, e deve fare una festa per tutti noi. E lui dice: sì, subito. È corso a casa e cominciato. E la festa consisteva a una preparazione di riso schiacciato, yogurt, latte condensato, frutta, langhi, e praticamente in pochissimo tempo l'ha cucinato, preparato per migliaia di persone. Ha comprato tutte le frutta da tutta la zona, tutto il riso, e ne ha preparato una grande festa per tutte le persone vicine. Questa era la sua natura, di dare felicità, dare felicità spirituale, interiore, anche esterno, di cucinare e distribuire cibo a tutti, e scherzava un po' con tutti. Nel senso, spiritualità non è, come diceva Samuele, non è una cosa arido o solenne, è una cosa naturalmente gioiosa. E Nityananda è la personificazione di spiritualità gioiosa. Cantava, danzava anche nelle strade. Una volta era in una specie di pellegrinaggio, viaggiando da un luogo speciale a un altro, e mentre cantavano ha avvicinato anche un cane che ha cominciato a seguirlo, anche cantare, e Nityananda che incoraggiava anche questo cane di alzarsi, cantare, danzare, e anche questo cane. Abbiamo sperimentato anche noi, una volta io e mia moglie eravamo con un altro gruppo di amici, dove eravamo ad Ancona, forse, sì, eravamo Pescara, sì. C'è qualcuno di voi di Pescara qua? No. O vicino? Vicino. Eravamo lì nella strada a fare così, cantare come stiamo cantando stasera. E come con Nityananda, questo cane ci ha avvicinato, un cane lupo, quelli bianchi, di pastori bianchi, che ci hanno avvicinato. Ha cominciato a seguirci appertutto, a cantare. Noi cantavamo e lui continuava a baiare, non a baiare come per attaccare, ma proprio cantava, faceva il suo modo di cantare. E siamo andati perfino su un palco, c'era un piccolo palco
dove c'era qualche festa, no? Ci ha invitato, se volete andare sul palco, siamo andati su, hanno concerto. Oh, questo ci hanno seguito sul palco, si è seduto accanto e continuava a cantare anche lui. E questo era il sentimento, il mood di Nityananda, che andava a coinvolgere tutti, uomini, donne, ricchi, poveri, cane, tutte le specie di vita, perché è una vibrazione trascendentale, vibrazione che va oltre tutte le distinzioni o differenze di corpo, perché il primo insegnamento spirituale è che siamo qualcosa di diverso di questo involucro, che questo corpo è come un involucro sopra di noi, ma noi siamo diversi, siamo un'anima dentro un corpo. E ognuno di noi abbiamo un tipo di corpo diverso, ma questa vibrazione spirituale va oltre tutte le divisioni, varietà, differenze di corpi, religioni, non religioni, ma non importa, vai completamente oltre. E tocca la piattaforma completamente al di là di queste dimensioni materiali. E invitiamo tutti stasera di entrare un po' in questa atmosfera di Nityananda, Nityananda eternamente felice. Questo è semplicissimo. Lui è eternamente felice e invita tutti di essere eternamente felici oltre tutte le distinzioni materiali, fisico, mentale che ci dividono. Erano per unirsi, non per dividere. Nityananda era la personificazione di unità, di unirsi, di unire tutti, che tutti possono cantare semplicemente, anche persone più meno propense, meno capaci, anche un cane. Può cantare Hare Krishna, l'ho visto più di una volta, non solo quella volta, ma altre volte. Abbiamo anche visto filmato di amici nostri che cantavano e poi un cane che saltavano. Letteralmente, sa che saltavano, cantavano in suo modo suo. Hai sentito una storia? Stavano facendo kirtan su una barca in India. E stanno facendo kirtan, dentro il kirtan super carichi, è un pesce grande così dal fiume, è saltato dentro la barca dentro la barca, poi si dimenava, allora abbiamo fatto cantare un po', poi sì, che perché il cane di Daniela che è qua, a lui, ogni volta che come stavamo insieme, ogni volta che cantavo mantra, tipo in cucina, e lei veniva tipo lei ha visto anche ogni volta che cantavo, lei iniziava subito tipo a cantare super alto. Basta che intoni la via e è subito tipo basta un attimo che inizia a cantare e lei canta insieme. Ogni volta. Sì, perché tocca l'anima, tocca le persone dentro il corpo. Non siamo umani, animali, siamo anime spirituali che siamo dentro un certo tipo di corpo. Ma questa vibrazione è così potente che va oltre tutta la copertura fisica o mentale e tocca l'anima. Non è che noi abbiamo un'anima, ma noi siamo l'anima dentro questo involucro. E questa semplice comprensione, questa semplice conoscenza ci libera da tutte le differenze, i conflitti, parte da questo principio che io sono questo, io sono maschio, io sono femmina, io sono bianco, io sono nero, io sono di questa nazione, sono di quella nazione, c'è conflitto. Invece questo toglie tutto quelle differenze e unisce tutto. E questa era la
cosa speciale di Nityananda Prabhu. Nityananda Prabhu univa tutti i tipi di persone. Andava Chaitanya, vedremo fra un mesetto la sua festa. La maggior parte dei suoi, le persone che le seguivano erano di un livello di aristocratico molto, molto alto, ma Nityananda in particolare andava fuori a cercare proprio la situazione più difficile, persone più lontane, persone più materialisti, e dava questa, inseriva questa conoscenza, questa coscienza nello cuore di tutti. Così invitiamo che stasera concentriamo a quello che ci ha dato Nityananda, e di cantare, specialmente di cercare di cantare i vari toni, magari varie velocità, e cercare di esordirsi. Se vogliamo sentire veramente quello che ci ha lasciato Nityananda, e di esordirsi nel canto del mantra, perché, ma come sapete, penso, mantra vuol dire che ti libera dalla mente, dalla piattaforma mentale nel senso di pensare, di identificarsi con tutti i nostri targhetti, i nostri identificazioni fisico-mentali. E questo meditando sul mantra, assorbendo queste vibrazioni, questo suono, ti porta oltre, completamente oltre questi limiti, perché ci limita. Noi abbiamo la capacità di essere estesiato, felice, costantemente, ma abbiamo questo peso sopra, e questo mantra, queste vibrazioni ti liberano da quel peso. Ok, continuiamo a cantare. Qualche domanda? Se avete qualche domanda. O commento, riflessione, prima di fare un'altra esperienza di kirtan? Sì. No, magari fra gli inside bhakti, quelli che sono qua, gli inside bhakti, perché abbiamo un po' di amici qua, che sono qua, che vengono di solito altri sarati. Sì. Sì. Ciao a tutti, tanto buonasera. Come ti chiami? Sofia. Sofia. Forse me lo sono perso, ma volevo sapere in quale è scritto, cioè in quale libro viene scritto. 500 anni fa ancora, 600 anni fa, sapeva che l'India era speciale per le risorse, anche per la tradizione culturale millenaria, e quindi appunto Colombo e tanti altri partivano e cercavano nuove strade. Pensavo di trovare un modo più facile, sì, per arrivare. Per arrivare a questa terra. Per quello che chiamavano gli West Indies, Indies, che chiamavano India lì. Così sono bloccato di questa, purtroppo c'era questa cosa che si chiama America invece. Che è disturbato un po' il viaggio alla ricerca spirituale, c'era questo grande continente, due continenti, che si chiamano, non era America ai tempi, era. Poi è anche interessante che la cultura, c'è un libro scritto da uno scienziato, la similarità della cultura vedica, si chiama la cultura vedica in India, da millenni e millenni, e la cultura maiana, azteca, la cultura che era in nord e sud America, ci sono tantissime similarità, abitudini culturali, tantissime similarità. Hai letto, ha letto il Mahabharata? No, Sofi, no? Sofi. Scrive da chi? No, nome inglese. O in inglese? Sì, ho un nome inglese. Ah, sì? Sì, interessato al Mahabharata, al Bhagavad Gita. Che bello. Volevo dire sì, ma torniamo cosa. A noi. Aspetta, fermo. No, prima le... Solo domande, non... Non ho domande o riflessioni.
qualcun altro? Ciao Vincenzo. Ok, continuiamo con il Kirtan. Poi ho cucinato molto più del solito, una festa più elaborata in onore di questa personalità, anche all'onore di voi, cioè cucinato via. Ok, grazie mille per Luca per essere stato con noi, cioè per essere dedicato il tuo tempo. Comunque solo una piccola infarinatura, ovviamente come potete capire c'è una tradizione del Bengal molto profonda di questo che abbiamo detto, tradizione indiana molto antica, che per chiunque interessato siamo felici di discutere più nel dettaglio, magari anche dopo a cena. E ora faremo un altro esercizio di ascolto e di apertura del nostro cuore, della nostra coscienza, della nostra mente col Kirtan. E siccome è l'anniversario di Nityananda, che era questo grande ballerino danzatore statico, qualora ce la volessimo possiamo anche, oltre a muovere le mani, la bocca e la lingua, anche muovere i piedi, le gambe e ballare. L'importante è l'idea di lasciarsi andare, lasciare che non ci sia nient'altro, solo il momento presente e il suono e il mantra. Sembra di un po' più tradizionale, quindi ci ricorda anche questo mood che tutti lo sono cantare, così, perché no? Hare Krishna. Hare Krishna. Krishna Krishna Hare Hare Rama Hare Rama 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 Hare. Hare Krishna, Hare Krishna.
Krishna, Hare Hare.
Yeah.